Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Stumble Guys. Indovinate cosa vi sto portando oggi? Innanzitutto voglio mostrarvi una cosa, una chicca deliziosissima. Guardate la nuova apertura. Ora, no, io non mi ricordo, ma mi sa che questa qua è una nuova copertina, no? Perché prima c'era la copertina vecchia. Quindi è dalla zona 64 e entriamo ufficialmente nella zona Xbox. Perché questa qua, se non sbaglio, è la copertina usata per Xbox, per il lancio di Stumble Guys su Xbox. E vi ricordo che il 23 gennaio, se non erro, uscirà Stumble Guys su Xbox. Quindi preparatevi, se avete Xbox fatemelo sapere nei commenti. Siamo nella 064 beta, ci sono tantissime novità e alcune mi fanno paura, perché mi sa che ho sentito dire che non ci sarà una special emotes. Ma il problema è che non saranno nemmeno due, sembra che dovrebbero essere tre special emotes. Andiamo nel menu personalizza. Aspetta, amici hanno aumentato, ancora amici a 50, richieste infinite, amici a 50. Ancora personalizza. Iniziamo da in evidenza. Oh, finalmente hanno fatto una cosa interessante. Prima skin, Cupid. Insomma, aspettiamo che si sistemano. Nel frattempo che si sistemano le skin, che ogni tanto c'ho tempo per caricare, mi bevo un bel caffè Sparks. Caffè Sparks, il caffè più buono di tutto il mondo. Non esiste, ragazzi. Se un giorno farò il caffè Sparks, fai bisogno. Ah! Vediamo se hai visto il caffè Sparks ha tutta la risoluzione nelle mani. Allora, prima skin abbiamo Cupid, quindi Cupido, anche perché ci stiamo avvicinando a febbraio, è vero, quindi c'è il periodo dell'amore, il periodo di San Valentino, anche se manca ancora un mese, però vabbè, Stumble Guys lo sapete come ragiona, no? Poi abbiamo la Lover Girl. Madonna ragazzi, io vi giuro, avevo finito di fare le skin perché avevo vinto un evento di Stumble Guys e mi hanno dato tutte le skin vecchie che non avevo ancora, quindi avevo completato il gioco delle skin. Ogni aggiornamento ne escono migliaia, io non riuscirò mai a completarle tutte. Spero però comunque un giorno di avere tutto l'account con tutte le skin completate. Intanto abbiamo la Lover Girl, una versione dello Stumble Girl, però in versione tipo disco serale. Poi abbiamo Red Envelope Guy, che mi sa di qualcosa di Capodanno Lunare, qualcosa del genere. Poi abbiamo la Ronin 27, molto bella come skin, secondo me potrebbe essere usata anche nel competitivo, molto bella. 00 Beast, come 007, ma 00 Beast, che sarebbe ancora Mr. Beast, quindi deduco ci sarà una nuova collaborazione con Mr. Beast in questo nuovo aggiornamento. Samba King per il carnevale di Rio de Janeiro brasilero. Ma non era già uscita una skin del genere una volta? Mi sto a confondere. E il signor Sparks qui alle patch notes, perché molte cose non le vedremo in questa beta, perché non sono presenti, però io vi dirò tutto quello che arriverà nel nuovo aggiornamento. Allora, come vedete tutte le skin, abbiamo Buff Jimmy, che è Jim buffato, quindi potenziato, con l'aura potentissima di Goku. Anche Tater Tot, che cos'è, un sasizzotto? Che cos'è, ragazzi? Vabbè, comunque, la Ace of Hearts, quindi l'asso di cuori. Il cavi Crankwise, ma mi sa che c'è qualche collaborazione con i pirati in arrivo, perché non è il primo che arriva in versione pirata. Poi abbiamo Bao, quindi sempre quasi magna, robe cinesi. Quindi sì, è il capodanno cinese. Tipo il Gyoza, cos'è? Non è il Gyoza, è il Baozi, non so come si chiama, Baoji. Il Wood Dragon Guy, vedi? Non è Dragon Ball, però è sembra capodanno cinese. La Chocolate Strawberry. Mardi Gras. Sarebbe martedì grasso? Ah, per il carnevale. Che figo, il giullare tipo. Poi abbiamo Jimmy Arctic, quindi Jimmy sulla neve. Il Super Beast, credo sia molto simile all'altro Beast che abbiamo già trovato nelle skin, però ha un'armatura da supereroe. Cinnamon Teal, che cinnamon dovrebbe essere cannella. E poi Sad Mime, quindi il mimo triste, sempre secondo me per il carnevale. Rose, che droppa monetine e roba. Perché Rose droppa queste monetine? Tech Knight, il cavaliere. Questa qua l'hanno presa da Fortnite sicuramente. Ah, pure il Bedazzled Beast, un Mr. Beast tutto dorato. Ace Jimmy, quindi Jimmy come Ace Combat negli aerei da combattimento. Non so se Ace è proprio Air Combat. Air Combat, probabilmente sì. Il Carnival's Horror, quindi un bel clown horror di carnevale che ha la dinamite in mano. Ora passiamo alle speciali con il cuore spezzato per San Valentino. Poverino. Vabbè, poi abbiamo, il Beast Tank. Mr. Beast su un carro armato. Vabbè, manco tanti, ragazzi, eh. Emote in evidenza. La Carnival Mask. Il Tater Tooth. Happy New Lunar Year. Il capodanno lunare, vedi, quello cinese, lo sapevo. Popped Bubble. Bima Valentine, che tutti mi dedicherete sicuramente, che volete che io sono il vostro Valentino. Happy Valentine's Day. Love Heart. Candy Hearts. Poi ci stanno il Pepper Lantern. La lanterna cinese, che figo. E questa? Tantissime lanterne cinesi, ok. Fa il muscoloso, lo so, più forte di tutti. Skyway Shuffle, balla. Fly Like a Bird. Carino. E poi abbiamo Bow. Ah, è tipo un inchino, ok. DJ Stumble, yeah, in console.
Abbiamo Atomic Elbow. Frog Splash e Frontside Shift con lo snowboard. E passiamo alle tre nuove emote speciali. La prima, Water Spray. Cosa fa Water Spray? In pratica lancia questa ondata d'acqua che colpisce gli avversari e li pulla indietro, quindi li attira verso indietro, quindi ottima nelle race se volete superare qualcuno che sta davanti. Cupid Arrow. Cosa fa Cupid Arrow? Quando voi lanciate la freccia e colpite qualcuno, lo stunnate, quindi rimane tipo bloccato per qualche secondino. È il colpo dell'amore, ragazzi, è così. Rimanete stunnati dall'amore, Cupido ci sa fare. E infine abbiamo la Beast Car, che in pratica è qualcosa stile Transformers. Mentre giocate, la usate, vi trasformate in una macchina e andate molto più veloci. Sono curioso di provarle tutte e tre, ragazzi, sono troppo curioso. Andiamo quindi a spinnare la ruota, dato che abbiamo, raga, tantissime ruote qua da spinnare. Allora, spinniamo tutte le ruote, facciamo un giro per ognuno, poi le spinniamo a caso. Vediamo cosa succede qua. Allora, l'Happy Valentine's Day. Subito la speciale di Transformers, buona. Almeno sappiamo che abbiamo già una speciale da poter usare e provare. Di nuovo a Candy Hearts, il dolcino a forma di cuore. Speciale Cupido, dai, così possiamo provarle entrambe. Se mi dà anche l'altra speciale, proviamo tutte e tre oggi, dai. E niente, Happy Lunar New Year. Tranquilli che tanto le sbloccherò tutti ugualmente, quindi le proveremo tutte. Pure questi pasticcini, mangiamo. Dammi sta cavolo di cose, vai. Ancora Love Heart, questo non ce l'avevamo. Love Heart. E anche questo qua ce l'avevamo. Be My Valentine. Attenzione, di nuovo speciale macchina. Destino, volevo usare la macchina di Mr. Beast. Facciamo altri 10 giri così al volo. Ah? Oh, hanno messo che quando skippo mi dice cosa trovo. Finalmente! Finalmente! Vediamo un po'. Questo è ottimo, così possiamo fare gli skip veloci. Allora, mettiamoci con le skin, facciamo un giro di skin. Solo un giro per vedere com'è la ruota, perché sono sempre affascinato di vedere tutte queste ruote così luminose. E pigliamose. Ah, va, il cavaliere. È il pirata è buono. Vabbè, Kevin Grunk Wise. Vediamo invece se facciamo un corpetto così. Qualche doppione abbiamo trovato, eh? Abbiamo il Beast Tank. Dai, sblocchiamole tutte così le proviamo. In evidenza... ci vengono queste ultime tre skin. Ok, allora le andiamo a trovare. Però prima vorrei fare una cosa. Vorrei mettermi il Tech Knight, il cavaliere, che secondo me ha qualcosa a che fare con Fortnite. Mi piace tantissimo sta skin. Dove sta? È troppo figo, guarda, tutto underground. Vai, andiamo su, personalizza, emote, evidenza. L'abbiamo... Cosa, io l'ho trovata questa? Perché mi dicevano l'ho trovata? C'è scritto doppione prima? Beh, allora rifacciamo l'emote, se non me l'ha data, scusate. Mi dice doppione Water Spray, raga, lo vedi? E c'è qualcosa che mi puzza qua, allora. Vabbè, non me la vuol dare la skin, ragazzi. Mettiamoci subito la macchina e il Cupid. Ci stanno pure due nuove mappe. Mica una. Lo stampo passo, ovviamente non lo fanno vedere. Tornado Temple. E dov'è l'altra? Mi sa che è Elimination, ragazzi. Ah, eccola, Mr. Beast Disco Drop. Non l'avevo trovata, non l'avevo vista prima. Vabbè, iniziamo con Tornado Temple. Sono molto curioso, vai. Facciamoci una partitozza. Abbiamo anche le due mods, proviamole. Vediamo che succede. Tornado Temple. Madonna, che figata sta mappa. Vabbè. Ma che è sta mappa, raga? Dove vanno tutti? Ah, ci sono i cheat. Va, le altre vanno dire, già sanno tutte cose i bot. Questo bot conoscono la mappa a memoria, già. Interessante. Interessantissimo. Cucù. E di qua si va a sinistra, va così veloce. Ah, qua mi ha fregato, ci stanno le cose al contrario. Porca paletta, è qua. Aiuto. Vai. Ce la famo. Vabbè. Ragazzi, è pazzesca sta mappa. È stata calcolata al millimetro. Ottimo. Curi. Zoom. E casca sulle scale, meno male. Certo, qua tre ore ora. Che strani i blocchi però, eh? Hanno questo effetto strano. Qua c'è una ghigliottina. Ce la facciamo? Ce la facciamo, vai! Per un bilo! Ok. Siamo già all'arrivo? Oh, e mo? Ah, siamo andati così. Buono. Certo, sta mappa è un po' assurda. Il fatto è che ci sono talmente così corsie che adesso dovrò provarla da solo. Allora, all'inizio possiamo andare sia a destra che a sinistra. Di qua si va dai tronchi, poi dall'altra... siamo cascati. Di qua si va dai tronchi, mentre da là si va dalle scale. Conviene andare dai tronchi, vediamo un po'. Beh sì, comunque accorci, che scale sono più lunghe.
Qua è uguale. Qua perché invece c'è sta cosa così? Ah, c'è sta il passaggio segreto. Se andiamo di qua c'è il passaggio segreto che ci fa saltare. Così. Solo che sono glitchati come sempre i salti. Oh porca paletta. Ce la famo? Forse è andata al centro. Ok, interessantissimo. Andiamo di qua. E se volessi andare da quel lato? Tipo di qua, a vedere cosa c'è qua. Ah, ti mette solo nel buchetto che c'è qua, perfetto. Stavolta voglio andare al centro, che prima sono andato laterale. E stavo rischiando tantissimo, stavo rischiando, porca valetta. Ok, di qua è più facile, ma se usiamo questo qua... Ah, si va di qua. No, siamo cascati. Peccato, peccato. Comunque sì, ho capito bene come funziona questa parte. È molto, molto tricchevole sta mappa. Ah, c'era la trappola là, porca paletta, meno male. C'è uno scheletro piantato là sotto. Ah, perché è scavato tipo gli scheletri che sono stati sepolti, figo. Vabbè ragazzi, bella sta mappa adesso, dai. Quella di Mr. Beast invece è Elimination. E andiamo a ballare in disco dai Mr. Beast. Che figo. Ah, Mr. Beast DJ, ecco che c'ha la skin DJ. Come funziona? Ah, dobbiamo guardare i segnalini? Ah, ma quello là ti mostra quelli che cadono. Ok, ok, ok. Ok, ora il cerchio. Figo. E se lancio la macchinina? Oddio, non ha funzionato la macchinina. Ah, ma esce in alto a sinistra, così che cadono, perfetto. Deduco che velocizza sempre di più. È molto bella come mappa, raga. Questa qua fa senza emote, è divertentissima. A un certo punto velocizza, vedi? E sono lentissime. Cerchio. Il fulmine. Quale figata, sono morti tutti. Come hanno fatto a morire, ragazzi? Come hanno fatto a morire? Vi giuro, voglio provarla questa mappa. È tanta roba. Andiamo a provare adesso le emote? Allora, mettiamoci in 4. E andiamo sulla mappa più bella del mondo. Block Dash. Andiamo. Vediamo. Cosa possiamo fare con queste emote? Vediamo macchinina. Ma la macchinina non funziona, raga. Non funziona. No. Ma non funzionano le emote speciali. Bella, bella però, sai? Bellissima. Bellissima. Ma come hanno fatto a configurare a fare queste emote bellissime? Cioè, meno male che posso spiegare il funzionamento. Ancora non le hanno fixate, allora. Cioè, le hanno messe, hanno messo l'immagine. Bellissima. Grazie Stumble Guys per regalarci sempre dei sogni pazzeschi. Grazie di cuore. Applauso a Stumble Guys. Bravo! E niente ragazzi, a quanto pare, informandomi, sembra che attualmente non funzioni, non è la beta ancora questa qua. Probabilmente ci sarà un aggiornamento dove le sistemeranno e casomai vi faccio un altro video dove vi mostrerò come funzionano. Però ovviamente vi ho già spiegato come funzioneranno, cioè questa qua vi trasforma in un'auto e quindi andrete più veloci. Però è giusto che dobbiamo vederla, quindi appena sistemeranno farò un altro video dove vi mostrerò le tre nuove mod speciali, va bene? Questo qua lancia una freccia e quando colpite qualcuno si blocca per qualche secondo, quindi viene stunnato. Questo qua invece colpisce con l'acqua e attira a sé. Secondo me questa è l'unica emote che funziona, perché fa l'effetto. Vedete, gli altri non fanno niente. Però anche se lo otteniamo non si sblocca, quindi è tutta rotta, ragazzi. Ragazzi, domani uscirà un video su Stumble Guys dove vi mostrerò un'anteprima assurda su Stumble Guys. Vi consiglio di guardarle. E a partire da oggi tutti i miei video usciranno alle 6, perché comunque vi do tempo di uscire da scuola, fare i compiti e guardare poi alle 6 con calma i miei video. Sono sicuro che è l'orario migliore, anche perché si vede che siete più attivi dalle 6 in poi. Ci vediamo domani alle 6 con un nuovissimo video. Ragazzi, da Sparks è tutto. Ci vediamo domani. Bella!